Ciao a tutti ragazzi, purtroppo in questo video non ci sarà Light per problemi personali, è dovuto scappare un secondo, quindi per in questo video ci sarò solo io, ma mi sembra che mi siate... Oggi è un altro video di Pokémon, vedrete un altro mazzo interessante, sempre un mazzo non troppo costoso ma comunque divertente più che competitivo. Quindi adesso vi mando la lista nel mazzo, ricordate di, se non siete iscritti, iscrivetevi, lasciate mi piace, condividete il video che ci date una grande mano. Quindi vi lascio con le partite e con la lista del mazzo. Ecco qua il mazzo. Dato che io sono vecchio, abbiamo il mazzo fossile. Questo mi mancava. Ah, ma è una certa. Ah, weird. Sono con qualche capito, capito. Okay. E quindi dovevo spiegare le carte, anche se non mi sa. Anche se non lo sa. Esatto, vada. Vabbè, Aerodactyl più o meno lo so, finché lui è il Pokémon attivo, grazie all'abilità, i Pokémon, gli attacchi del Pokémon base del tuo avversario costano una energia in colore in più. Poi, un attacco bellissimo, di cui ho appena scoperto il nome, Macignata. Tre energie di cui una rotta fa 120 senza effetto, più un'energia rotta, attacco GX, 50 per... Questo attacco infligge 50 danni per ogni energia assegnata al Pokémon attivo del tuo avversario. Quindi se sei un Rashizal ti distruggo. No, non è vero, ti faccio solo 200. Vabbè, meglio che vabbè, niente. Meglio che niente, esatto. Poi, la base del mazzo. Prossimo fossile. Prossimo, sì, sono te. Canidos. Questo serve solo... Non serve a niente Canidos, diceva serve, ma serve per farlo evolvere in Rampardos. Che è forte per... Altro. Un'energia rotta, colpo pulito, 60 più... Se il Pokémon attivo del tuo avversario è un Pokémon evoluzione, questo danno infligge 60 in più, fa 120. Questo Pokémon diciamo che è contro tutti. Se sei evoluzione ti faccio 120, se sei base, esatto, con 3 energie ti sciotto. Sì, infatti. Tu ne sei proprio ti metto capo. Non è che ti infliggo 5 milioni. No, ti metto capo appunto. Funghetto atomico. Tu sì a qualsiasi cosa, ciao. Funghetto atomico. Dato che sono molti Pokémon base alleati in sto periodo. Esatto. Che ci pensi? Omanite, anche lui di per sé non serve a niente. Ma però si evolve in Omast. Intanto che questo Pokémon è in gioco e hai un meno Pokémon in gioco del tuo avversario, questi non può giocare che altro strumento che hai in mano. Non è male. Cioè è per bloccare. Ok, no. E più ha con due energie da un morso. Girbacci. Ne giochiamo. Girbacci, dovremmo giocare in 4, ma ce ne manca uno, quindi ne giochiamo solo. Adesso lo compriamo. Non è vero. Ah, comunque scusate, un Aerodactyl, 3 Canidos, 3 Rampardos, un Omanite e un... Fai conto che la tua partenza è Giraci, eh? Solo con quella parte, se no non parti sto mazza. Trapper di Giraci, Giraci che altro ormai è amato, odiato da chiunque che è... guarda le prime 7 carte del tuo mazzo, prendi una carta allenatore e vabbè, sbega, mi sembra schiami, madonna. Due energie per fare 30 danni. Io sì, una volta sì, e sono anche vinto la battaglia. Ah, vabbè, ogni tanto. Tiltouga, ovviamente, beh, è bellissimo perché forse hanno tipo Pokémon base con 190 di vita, 90, 90, 90. Non sono 100, base, 100. Base è un'altra cosa. Vabbè, il base sì, è lui, però vabbè. Si evolve in Caracosta. Bello anche la sua altro. Sono bellissimo. Antica usanza, no. E che altro oggetto che Pokémon ha assegnato al Pokémon del tuo avversario non ha un effetto. Faceva come il vecchio... Lo stadio, se esatto. Non lo spazzacampo che ti tornava in mano. No, lo spazzacampo andavano a piedi di scatti. Vabbè. Mi scusi. Si giocano e 1-1. Poi, altro allenatore, vabbè, aiuto allenatore. 4 Pokémon catcher. Giocano in tutti i mazzi, sì, tipo ormai, sì. 2 camere rare per saltare evoluzioni, perché di fase 2 l'evoluzione è sì, cosa tipo puoi passarla dal fossile sconosciuto da esatto. Omanite, Rampardos o Caracosta, esatto. Perché si evolvono tutti dal fossile sconosciuto. Giochi 3 fossili conosciuti, 3 fossili solo sconosciuti, 3 perché uno è se uno strumento hai i modi per andare a riprendere, e 2 perché comunque alla fine ti servono le carte principali di Rampardos. E poi giocherai uno stato forte dopo. Mappa, questa è una carta nuova, mappa scava fossi, scegli nuova. Nuova, relativamente, cioè nuova nel senso ambito fossiloso, esatto. Cioè nel senso che nessuno, che la gente solo sembra la gente non lo vede spesso. Esatto. Mappa scava fossi in uno per, scegli, cerca il tuo mazzo un fossile sconosciuto, mostra di aggiungere le carte che hai in mano, poi mischi il mazzo, o se no prendi una carta fossile sconosciuto dalla tua pila degli scarti e aggiungerai le carte che hai in mano. Esatto. Navigatore stadio, anzi 2 volte una moneta per ogni volta che si testa cerchi uno stadio. Vedete che ne abbiamo abbastanza di stadi. 2 scambi, un team reset, un dojo degli arti marziali. È uno stadio, gli attacchi base del Pokémon, gli attacchi dei Pokémon che non sono ultra creature e hanno delle energie base rotta assegnate sia tue che del tuo avversario infliggono 10 danni in più al Pokémon attivo del tuo avversario. Prima di applicare debolezza e resistenza
sia il giocatore che ha attaccato a più carte premio del proprio avversario, questo invece infligge quanto danni in più. Fai conto che questo mazzo andrà sotto all'inizio, sì, preparati, certo. Dojo con Rampardos contro un Pokémon evoluzione infligge 160 danni. Pensa. Laboratorio, carta, una delle carte principali del mazzo. È un motore. 4 pelli in estadio. Una sola volta durante il tuo turno, prima di ciascun giocatore, quel giocatore può cercare nel suo mazzo fino a due carte che ci evolvono da fossile sconosciuto, mettere nella sua panchina e rimischiare le carte del mazzo. Se un giocatore cerca nel suo mazzo in questo modo, il turno finisce. Specca che finisce, però se no ti butta... Ti butta giù due... Cioè tu a turno uno puoi avere due Tiltoga, due Omanite, due Caracosta... No, due Caracosta, scusate, due Canidos. Sì, sì, puoi avere quelle che ti sanno. Gioca in 4 per un pel di analisi di Biro. Aiuto, che guardi le prime 7 carte, te ne becchi. Ti prendi due allenatori, Camilla 4 per rimischi, prendi le carte nella tua mano, le metti nel mazzo, peschi 6 carte. Lilia 2 per peschi fino a 6 carte. Se è il primo turno, vai, la sanno ormai, sanno a memoria. Certo, primo turno pensi fino a 8. Tutti quasi mazzi. Questa è una carta aiuto che non si vede giocare spesso, ma che è alcuni molto carino. Adesso l'ho visto che hanno la giocano anche grazie a questa. Puoi giocare questa carta se scatti altre. Scusa se esco un attimo da nei mazzi in cui c'è una Ganagada. Per scattare carte. Oltre che quello, ho buttato lì a caso. No, oltre che quello la giocano adesso nel Mew, nel mazzo Mewtwo. Perché tanto se scarti ti porta lo stesso effetto. Quindi è una carta molto forte. Ricordi che noi dicevamo che sarebbe diventata forte. Poi, in effetti, ci hanno dato ragione. Scarti i due carte, cerchi nel tuo mazzo una carta qualsiasi e aggiungi la carta che hai in mano. È una carta. È comunque molto forte. Tenacia di blocco 1 per perché mischi 6 carte Pokémon e energie in qualsiasi combinazione dalla playa degli scarti. Quindi ti riprende tutti i fossi. Molto probabilmente. Esatto. Infine, cintura da karate, perché avendo due Pokémon principali, cioè Aerodactyl e Canidos, e che si evolve in Rampardos, di tipo lotta, se hai più carte premium del tuo avversario, quindi se sei sotto, quasi molto probabilmente ce l'hai, i tuoi attacchi lotta costano un in meno. Che hanno detto che anche quando abbiamo fatto il draft tempo a meno, ormai è uscito in sintonia, il 27, esatto, 27, diciamo che era una il 27 luglio. Pensa. E quindi è molto forte. Io già ho fatto un mazzo tutto a Medicham, Marowak di Alola e sì, le cinture. Sì, particolare. Avevo 4-4 e 3, vabbè. Sei andato secondo. Sì. Skateboard di fuga, 2 per. Giusto per giocare su Giraci. Esatto. Questo è il tutto. Super energia, extra, iper, mega, prisma. Questa carta fornisce energie in colore. Quando è segnata un Pokémon di fase 2, questa carta fornisce un'energia di qualsiasi tipo, ma solo una alla volta. Se hai 3 o più Pokémon di fase 2 in gioco, questa carta fornisce energia di qualsiasi tipo, ma 4 alla volta. Quindi, avendo tutti i Pokémon di fase 2, di solito questa carta è come 4 energie di qualsiasi colore. E comodo per quello. Psico. Va bene. Perché sono tutti. E infine, 9 energie. 9 energie. Lotta. Va bene. Alla fine, quindi. I fossi usano tutti energia lotta. Se il mazzo vi è piaciuto, lasciate un like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Se ci volete dare una mano a crescere questo piccolo canale, che ormai è da un anno che siamo su YouTube. Sì, poco fa un anno. Sì. Mi raccomando, condividete a chi non è iscritto, a chi è interessato a Pokémon, Keyforge, Minecraft, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Quindi, e vi lasciamo adesso la partita. Eccoci qua in partita contro un mazzo lotta acciaio. Penso sia. O comunque un acciaio, penso sia Giraci. Lotta, non so chi Pokémon possa essere. Comunque, il mazzo, avete visto, è un mazzo basato sui fossili. Ok. La particolarità di questo mazzo, non so se l'avete notato, il fossile non è considerato come Pokémon, ma come strumento. Quindi, noi non possiamo iniziare la partita finché non peschiamo un Giraci. Quindi noi con questo mazzo siamo sicuri di partire con un Giraci in campo. Ok. Vediamo cosa peschiamo. Giraci, ovviamente. Mani perdenti 1, meno male, quindi gli regaliamo solo una carta, fra virgolette. Vedo che abbiamo anche il laboratorio. Laboratorio che ci è molto utile, soprattutto all'inizio. Penso di prendere un Omanite e un Canidos. E un altro Canidos. Perché comunque Rampardos è molto forte in questo mazzo. No, mi sa che abbiamo preso più di una mano. Bello, Necrozmach Rinier, Vespro, Melmetal Lucario e Rioru.
Va bene, Pedro si prende un altro Lucario Melmetal. Penso se lo mette in panchina. Ok, stadio. Quindi Bosco Smeraldo mette un altro Lucario Melmetal. Lui avendo tante carte in mano, un Borsa Avventura, lui avendo tante carte in mano è favorito, diciamo, due padelle, quindi gli ridicono di 30 danni i danni infitti ai Melmetal e Lucario. Poteva una. Ok, assegna anche a Necosma. Vediamo cosa fa di altro, se fa altro. Comunicazione Pokémon. Ricordiamo che non ha ancora giocato l'aiuto lui. Quindi potrebbe giocare una Lilia. Ok, fa vedere Lucario. Lo rimette nel mazzo e si prende un altro Rioru. Va bene, quindi Rioru in panchina. Vediamo cosa gioca. Coach, quindi pesca due Pokémon. No, due carte, perché il Pokémon Agati deve essere attivo. Scarta Cubanion GX e pesca un'altra carta. Assegno un'energia a Lucario Melmetal. Va bene. Io diciamo che metto giù il fossile sconosciuto. Cioè attivo il fossile sconosciuto che va in panchina. Uso la sua stadio. Scalto un'energia e prendo un'energia perché voglio vedere che altri mi servono. Comunque di energie ne ho tante in questo mazzo. Quindi assegno l'energia non al fossile, giusto? Allora vado a mettere in laboratorio. Quindi laboratorio mi permette di mettere due Pokémon fossili dalla mia pila degli dal mio mazzo alla mia panchina. Quindi vado a mettere un Cranidos e un Aerodactyl GX. Ecco Aerodactyl, ecco Cranidos. Quindi dal prossimo turno, quando Aerodactyl entrerà in campo, molto probabilmente non ho usato l'attacco. Non ho usato l'attacco, l'abilità di Giraci. Vabbè. Scusatemi. Mi sono dimenticato di usare l'abilità di Giraci. Potevo beccare un allenatore che mi sarebbe stato utile. E dal prossimo turno entrerò con Aerodactyl, che comunque fa tanto danno. O comunque lo metto lì per temporeggiare, perché Aerodactyl fa costare gli attacchi GX dell'avversario un in più, una carta energia in più in colore. Quindi lui va ad evolvere Lucario. Quindi Pokémon Aerodactyl subiscono 20 danni. Allora, in questo caso lui ha un mazzo tank, ma a noi non ci interessa, perché noi i suoi Pokémon gli one shottiamo praticamente tutti. Spero di andare un po' in svantaggio, in modo che poi la cintura karate si attivi e i miei attacchi in lotta costano uno in meno. Allora, al prossimo turno vado ad evolvere il fossile sconosciuto in Cranidos. Spero di, con desiderio stellare, di pescare un aiuto, qualsiasi, un allenatore qualsiasi. O anche così, esatto. No, tenacia di Bok non mi piace. Vado ad assegnare energia a Cranidos, evolvo un altro Cranidos. Ok, uso, stavolta uso desiderio stellare. Ok, prendo la fune di lo skateboard di fuga. Vado a metterlo a Giraci, lo ritiro, metto avanti Aerodactyl. Quindi Aerodactyl in questo momento fa costare i suoi attacchi uno in più. E in più uso lo stadio. Vado a prendere sia un Omanite che un Tiltoga, in modo che poi se ripesco posso mettere giù Caracosta e Omanite, che hanno delle abilità abbastanza fastidiose. Ora vediamo cosa fa lui. Toglie la mia stadio, va bene. Quindi le abilità dei miei Pokémon attivi GX non funzionano. Quindi pesca 6 carte, usa comunicazione dei Pokémon, mette Lucario nel mazzo e cerca. Vediamo chi puoi cercare. Rioru, un altro Rioru. Lui vuole proprio tankare, però non ha capito che io gli ammazzo in un attacco. Però prima di ammazzargli in un attacco dovrei pescare i Pokémon, giusto? Giusto. Non so, no, non uso Timbo Reset. Continuo a passare. Spero di pescare l'allenatore. Ah, lui non ha costo, scusate, ho mi sbagliato di nuovo. Aerodactyl non ha costo di ritirata, potevo mettere il Giraci e usare l'abilità. Però vabbè. Camillo al prossimo turno favorisce quello così. Anche solo da. Boh. Da beccare qualcosa, da sbloccare la mano, perché in questo caso la mano è bloccata, non ho i Pokémon evoluzione che mi servono. Non ho i fossili di fase 2. Vediamo. Vediamo, lui colpo del Vespro mi fa 20, 60. Ok, lui mi fa 60 danni. Ok,
Questa è molto utile nel caso avessi pescato l'altra, i Pokémon. In questo caso faccio ritirata, metto Giracci, vado ad usare l'abilità di Giracci per prendere carta, una carta aiuto, direi Camilla, sì, decisamente. Vado a rimischiare con Camilla, allora rimischio tutta la sua mano, cioè rimischio la mia mano e pesco 6 carte. Ok, Camilla, Bill, cintura, non ho fossi, non riesco a trovare i fossi. Vado a discontare su questo attacco di 1 e passo. Il mio Giracci rimane addormentato, ma non è un problema, vendevo skateboard. Purtroppo non sto pescando le evoluzioni. Spero di pescare il prima possibile, perché sennò questo mazzo è completamente fermo. Se lui adesso mi ammazza, mi ammazza Giracci, mi fa un grande favore. Ok, vediamo. Ok, qui sta. Ha poche carte nel mazzino, molte di più. Devo sperare di pescare. Ah, lupo infinito 60, chi vuole? Ok. Ok, ok. Va bene. Allora, vediamo. Team reset. Io vado ad assegnare un'energia ad Omanyte. Assegno l'energia a Omanyte. Uso di nuovo il Camilla. Sperando di pescare evoluzioni in questo caso. No. Ok, va bene. Una l'abbiamo pescata per fortuna. Togliamo il suo stadio. Giusto per dargli fastidio, usiamo comunicazione e andiamo a prenderci un Rampardos. Così gli caviamo il primo Pokémon. Cioè, veramente. Ma ho tutti. Ah, ho sia Caracosta che Omanyte nei primi. Ecco perché. Cioè, Omastar, non Omanyte. Omastar niente qui. Non mi schiccato, ho preso guarda Nidos. Sta partita, sto sbagliando troppo. Sto sbagliando veramente troppo in sta partita. Ok, il mio Giracci per fortuna si sveglia. Ho sbagliato, perché ho mischiccato, penso che Anidos invece di Rampardos. Vabbè, non sto sbagliando troppo, sono inconcentrato e ho avuto anche sfiga. Lui adesso mi fece altri 60 al Reducting, portandolo al prossimo turno in range di morte. Pesco una carta, quindi Pageable va a usare tante, lui sta usando troppo tante carte. Colpo del Vespero, altri 60, va a 180, il prossimo turno muore, ma non è un grosso problema. Io uso di nuovo Camilla, perché devo trovare Rampardos. Devo trovare Rampardos. Veramente? Non sto veramente riuscendo a far nulla. Cioè, in questo caso io non posso far nulla. Sì, posso fare una cosa per allentare un po'. Vediamo chi trovo con lei. Tra chi ha Pokémon potrebbe essere utile dopo. Ok, allora vado a ritirare lui e metto il Redacting. Io nel momento in cui inizio a pescare Pokémon sono a cavallo. Lui deve assegnare un'altra energia a Solgaleo per fare in modo che possa attaccare. Perché grazie all'abilità di Aerodactyl non può attaccare. Poi mi sa che lui l'energia non ha molte altre energie nel mazzo. Perché di solito in Metal non si usano per far danni, ma per stallare e cercare di vincere così. Quindi vediamo e speriamo di pescare un Pokémon qualsiasi in questo caso, perché devo rimischiarlo dentro. Cioè, devo pescare un Pokémon, veramente. Devo pescare un Pokémon. Sì, lui va a usare Camilla. Quindi non è detto che abbia ha segnato l'energia del 5. Colpo del Vespo me lo ammazza. In questo caso metto dentro Giracci. Vediamo. Il suo attacco costa un in meno. Vado di Giracci. Pesco il laboratorio dei fossili. Uso desiderio stellare. Prendo il fossile, cioè il fossile sconosciuto. Lo vado a mettere in panchina. Mi dimentico sempre che va fatto così. Vediamo chi pesco. Cosa pesco? Sfida di rosso. Cioè, guardate le carte. Ho Rampardos qui. Comunicazione Pokémon? No, perché dovrei prendere Omastar. Andiamo a mappa scala fossi. Veramente non sto beccando assolutamente niente.
Andiamo di mappa a scalafossi, prendiamo le scalafossi. E direi di passare così? Sì. Noi nel momento in cui riusciamo a sbloccarci è finita per lui. Cioè nel senso possiamo già one shotare chi ci pare. Noi il prossimo turno ci sblocchiamo in qualsiasi modo, perché possiamo prendere con la sfida di rosso possiamo prendere un Pokémon e quindi direttamente Rampardos, oppure un Pokémon e usare comunicazione Pokémon. Vediamo cosa peschiamo. Spero di pescare o un Pokémon o Rampardos o un Pokémon qualunque, perché così io posso attivare sia sfida di rosso che comunicazione Pokémon e iniziare a fare volo dei Pokémon. Lui dà 3 energie, infatti il primo Melmetal che gli shotterò sarà questo. Così prendo 3 premi, spero di beccare Caracosta, farlo evolvere e iniziare a far girare un po' il mazzo, perché siamo partiti veramente con della sfiga, ma sfiga tanta. Lui usa Camilla, pesca 6 carte, vediamo cosa può fare ancora. Di sicuro attaccherà, infatti attacca, però non trovo Pokémon EX o GX. Vado a pescare il dojo degli altri marziani, lo uso solo per togliere la sua carta. Uso sfida di rosso, vado a prendere, scalto 2 carte, scalto il laboratorio che ormai non mi serve più e una comunicazione Pokémon, e vado a prendere un Rampardos, finalmente direi. Ok, prendo Rampardos, lo faccio evolvere in questo. Uso l'abilità di girarci comunque, vedo cosa trovo. Vedo Timbre Set, Tenacia di Brock. Tenacia di Brock potrebbe essere utile più avanti. Uso lo scambio e metto dentro lui. Vado ad usare il doppio Pokémon Catch e metto dentro il Lucario Melmetal. Quindi mettendo dentro questo Lucario Melmetal vado a shottaglio completamente, perché è un Pokémon base. Quindi 260. Okay. Vado a prendere 3 premi, quindi uno, sperando di beccare un altro di questi. Ok, perfetto, va benissimo. Io al prossimo turno posso ammazzargli chi voglio. Io al prossimo turno ho vinto. Beh, questa è la forza di questo mazzo. Questo da non fare niente in 2 turni può passare a vincere. Prossimo turno dopo doppia cappia Pokémon. In questo caso sono stato anche fortunato a beccarne tutte e due. Gli vado a mettere dentro l'altro Lucario Melmetal e lo one shot. Quindi lui non può farmi danno con Solgaleo, perché almeno che ne ha del Vespero, perché non può, i 60 danni che può infliggere solo un GX o un EX. In questo caso io ho vinto. Guarda, pesco un altro Rampardos. Cioè adesso in questo caso si attiverebbe anche... Vabbè, lui capisce, quitta. Avete visto la forza di questo mazzo. Quindi vi invito ad iscrivervi, a lasciare un like e a condividere il video se vi è piaciuto per i prossimi video di Pokémon. Io vi saluto, sperando che la prossima volta ci sia anche Light qui a fianco a me. E ciao ciao!